Dunque possiamo uscire. Oh, finalmente e siamo arrivati a Alafra. Benvenuti ad Alafra, questa è la più grande città della Sinia occidentale. Qui potete trovare tutto ciò che avete bisogno, a meno che non cerchiate una barca. Vabbè, grazie allora. Quanto è allegra sta musichetta. Signora, si deve levare. Voglio sta musica come suoneria. Oh, eccoli qua, finalmente, sono arrivati. Ci siamo? Dov'è l'anziano? Oh cazzo, è rimasto indietro. Sta arrivando. Oh, finalmente, siamo arrivati. Mi sembra di aver camminato per 500 miglia. Oh, sto bene. Sento che potrei camminare altre 500 miglia. Porca miseria. Quindi questa è Alafra. Madre è grande, ma questa città è enorme. Oh, non siamo venuti ad Alafra per fare compere, signor sindaco. Siamo qui per prendere con noi Briggs il pirata. Lo so. Allora dovremmo andare a parlare subito con il sindaco di Alafra. Ora non siamo in condizioni di presentarci al sindaco. È chiaro che Briggs non è qui, mentre sappiamo benissimo dove si trova Pierce. Silenzio. Sembra che anche Alafra abbia subito le conseguenze dell'onda. Wow, è vero. Sembra che ci siano stati molti danni in città. Questo spiegherebbe perché sembra che neanche ad Alafra ci siano barche in vendita. Devo dire che a guardare in giro mi pare che ne avessero solo una per cominciare. Se veramente avete bisogno di una barca potete rubarla. Ma forse sarebbe eccessivo. Il che significa che i pirati devono essere ancora in cerca di una barca. Allora credi che abbiamo raggiunto Briggs? Certo. Ecco perché dobbiamo incontrare il sindaco di Alafra prima che i Ciampa rubino la barca. Oh già, ora capisco. In questo caso andiamo al sindaco di Alafra. È lui il sindaco? Buongiorno. Mi dica. Dove potremmo trovare il sindaco di Alafra? Eh? Il sindaco? Seguitemi forza, belli. Venite col sindaco. Per un attimo pensavo stesse per dire eccolo il sindaco, la statua. A caso, totalmente. E quel tizio dietro l'albero? Continuate per questa strada, è l'ultima casa, non potete sbagliarvi. Buona giornata. Andiamo. Tu sei un pelo sospetto, eh? Vediamo, prima di parlarci, cosa stai pensando. Ecco appunto. Oh, non va bene. Sembrava proprio il sindaco di Mandra. Deve essere venuto qui per cercare Briggs. Meglio che avverta gli altri. Che c'è? Non riesci a capire? Allora, stai parlando con me? Sì. Ah, davvero? Vai via ragazzino, ho da fare io. Dov'ero? Ah già, devo parlargli del sindaco di Mandra. Molto sospetto, eh? Caverna di Alafra. Ciao. Tutto così noioso qui, perché qualcuno non fa niente di criminale? Tipo queste chiavi? Tipo perché nessuno le ruba? Qui, sicuro, rivelazione. Vediamo però che cosa hanno da venderci. Re delle armature, certo, come no. Mi dispiace ma non abbiamo nulla. Vediamo allora che cosa c'hai di normale. Vediamo le armi ma non mi aspetto niente di che. Ha solo il bastone magico che ho venduto io. E infatti, niente di che. Andiamo alla locanda e riposiamo. Oh, Alex, siete arrivati finalmente. Immaginavo che prima o poi ci saremmo rincontrati, poiché stiamo cercando una nave. Sfortunatamente, l'unica nave che questa città possiede è stata già venduta. Resterò ad Alafra a riposare ancora un po'. Ho viaggiato molto e sono stanco. Beh, potevi anche aspettarci. Forse riusciremo ad andare d'accordo fino alla partenza. Certo, come no. Però non provo neanche a scansionargli la testa perché so che lui lo saprebbe. Cioè, non ci direbbe niente di che, secondo me. Andiamo anche noi a casa del sindaco. Vediamo cosa ci dice prima, però. Esatto, vediamo cosa si nasconde nei dintorni. Buongiorno. Volete vedere il sindaco?
Mi spiace, ma è un colloquio con dei visitatori da Mandra al momento. Forse potrete vederlo quando ha finito. E se io volessi vederlo ora? Sei una persona per bene, vorrei lasciarti entrare, però non posso. Voglio dire, se ti lascio entrare, allora dovrei far entrare tutti, non sarebbe giusto. C'hai ragione. Vabbè, proviamo a vedere, avanzando da questo lato, dove finiamo. Alafra orientale. E abbiamo trovato una bomba di fumo. Qui c'è la barca che ci dicevano che avevano trovato ancora integra, ma con l'albero maestro rotto. L'albero non si muove, non importa quante persone ci aiutino. Dovremmo prima liberare l'albero da tutti questi detriti. Se riuscissimo a trovare una presa decente, riusciremo a finire in un lampo. Una presa decente? Che vuol dire? C'è di più però. Dobbiamo ancora trovare la soluzione per quelle corde. Ci penso io? Slegarla sarà un gioco da ragazzi una volta trovata la barca per raggiungerla. Ah già, un gioco da ragazzi, se non fosse per quella roccia laggiù. Vero, la roccia. Ah, come faremo a tirare fuori l'albero da sotto quella roccia? È enorme. Non c'è modo per riuscire a spostarlo da soli. Beh, non è compito nostro. Comunque non potremo fare nulla finché Zack non finisce la canoa. Stavo per leggere la canna, Dio mio. Si può scendere? Sì. C'è un mazzo di fiori incredibilmente sospetto lì però, eh. Vediamo di sotto se c'è qualcosa. Tu sei Zack? No, scusami, ho schiacciato ancora B mentre stavano leggendo. Ne sei certo? Come sapeva che eravamo ad Alafra? Sapeva che ci serviva una nave, sapeva che andavamo ad est. Una facile deduzione. Ah, ma vuoi vedere che forse lui è Briggs? Ah, beh, già. Ora che la metti così, il discorso fila. Voleva incontrare il sindaco di Alafra. Sì, è Briggs, di sicuro. Sperava che il sindaco gli dicessi dove siamo. Probabilmente dirai alla Frani che siamo pirati. Pirati? Questo mi sembra un po' troppo. Che vuoi dire? Noi siamo pirati, no? Voglio dire, abbiamo preso molte cose che non ci appartengono. Solo perché altrimenti a Ciampa tutti morirebbero di fame. Non avevamo scelta. Ah. E se anche fosse, non era molto. Non era molto cosa? La roba che prendiamo. Non prendiamo mai troppo di una città. No, è vero. E come mai, secondo te? Per non far morire di fame l'altra città? Perché? Perché non sappiamo mai come la città potrebbe reagire. È troppo rischioso, giusto? Ehi, sì, ecco perché non abbiamo rubato nulla da Alafra. Giusto, ecco perché evitiamo le città rischiose e prendiamo ciò che vogliamo dalle altre. Ecco perché sei il nostro capitano, Briggs. Il cervello ti esce dalle orecchie. Anche un po' dal culo. Non c'è bisogno di avere il cervello per comportarsi così. Hai sentito? Sembrava una ragazza. Chi è là? Cosa credi di fare? Non sapete che qualcuno è stato ingiustamente imprigionato per i vostri crimini? E quindi? Dovete venire con noi a testimoniare la sua innocenza! Col cazzo! E perché dovrei fare una cosa del genere? E io che c'entro? Oh, speravo che avremmo potuto evitare la violenza, ma non ci lasci scelta! Se dobbiamo, ti porteremo con noi, anche se non vuoi! Ah sì, vecchio? Vero, Felix? Certo! Bene, diamo a questi signori una lezione. Non avete speranze, noi siamo criminali incalliti. Tipi come voi li divoriamo. Siete solo dei signorini saccenti che prenderete una lezione. Briggs è un pirata. Allora, Briggs, iniziamo ad aumentare l'attacco di tutti. Uno di vento e uno del fuoco. Stordisce un nemico e ridà PS. Quindi stordiamo Briggs, che sicuramente è il più forte. Vediamo che cosa inizia a fare più danno. Secondo pirata. 24, ok, non è niente di che. 87, Blitz. Perfetto. Ok, e ora possiamo iniziare a fare sul serio. Megera e tu, impatta noi e tu. Vediamo ipercrescita quanto fa. 29 non è neanche eccessivo. 58 si può fare. Aia, ecco, questo ha fatto male. Questo ha fatto un filo male a Sara. Vediamo. 88, non è molto, ma meglio che nulla. E con questo, vai. Abbiamo un bel po'
di danno da fare. Dobbiamo uccidere prima Brix, su questo non c'è dubbio. E tu, se riesci, curati per favore, che vorrei evitare che mi morissi. Ovviamente si difende, Brix, bravo. Aia, palla de fomo. Che palle! Perfetto. Se continuiamo così, dovremmo riuscire ad ucciderli tutti facilmente. Io mi concentro totalmente su Brix. Non so se continuare con Crescita o Mega Saetta, quindi andiamo con Mega Saetta. Quasi quasi uso... ecco, ti pareva. Un'altra evocazione, che così ci aumentiamo l'attacco a tutti quanti di nuovo. Di nuovo colpisci, di nuovo stordisci e saetta tutti. Lo uccideremo, Brix? Speriamo. Quella goccia d'olio, Dio mio, ha fatto più danno di quanto sembrava. Dunque, ci conviene questo turno curare tutti. Quindi tu curi, ti curi e tu ti curi. 54, un pelino poco, Ah, goccia d'olio non... no. Troppo. Troppo danno per quello che è, veramente. E non ho modo di riportarci in vita, ovviamente. E rieccoci di nuovo qua. Allora, facciamo una cosa un pelo più intelligente. Tu impattati e tu invece usi Megera. E quando mai? Bella l'animazione di Megera, mi piace un sacco. Semplice, pulita. Lei poi è carina, dai. Ma Brix quanta vita c'ha, veramente? Ti pareva. Ecco qua, 90. Non è molto, ma è già qualcosa. E Jenna si impatta, che così aumentiamo di nuovo l'attacco. Poi andiamo di taglio e tu impatta noi. E tu invece Mega Saetta. E ti pareva. Sì, vabbè, ciao. 94. Speravo di usarlo prima, Perfetto. Che così dovremmo essere già a posto. Quindi Miccia, Salamandra e Mega Saetta. Dobbiamo fare attenzione alla goccia d'olio, perché dobbiamo già per esempio curarci qui. Dobbiamo già curare Felix prima che usano la goccia d'olio. E mi sa che il fuoco non è la scelta migliore su di lui. Taglio, frustata e tu super rimedio su Felix. E ti pareva che si difendeva. Basta. Guardalo se non lo sapevo. Guardalo se non lo sapevo che lo faceva. Bastardi. Bastardi, siete dei cani. Lo sapevo che l'avreste fatto. Di nuovo, taglio. Anzi, sai cosa? Offerta, blitz e tu super rimedio su te stessa. E quando mai? Guarda, lo sapevo che ti saresti difeso. Lo sapevo, maledetto. Ecco qua. Bellissimo. Ora, di nuovo, offerta, Megera e tu rimedio su te stessa. Basta difenderti, sei veramente un cane. Sei veramente un codardo. Devi solo morire. È inutile che continui a pararti. Perfetto. Dunque, noi proviamo con le spine. Tu vai di lupo feroce, vediamo quanto gli fa. E tu prova anche tu con crescita. Niente, ha deciso di solo difendersi ormai. Oh, e almeno uno di questi è andato. Ora, giusto per sicurezza è meglio. In realtà se evoca comunque uno, goccia d'olio ci farà comunque 50 di danno, quindi non la rischierei. Quindi vai di Mega Saetta. Lo sapevo che ti saresti difeso, lo sapevo. 60 ha fatto circa. E il tizio è morto. Ok, questo turno ci conviene
curarci. Offerta su Jenna. Respiro su Sara. E super rimedio su di noi. E ti pareva che non evocava qualcuno? L'unico turno in cui non attacco. Ecco qua. Ora, miccia, frustata, mega saetta. E ti pareva che non si difendeva? E quando mai? Morto? E col cacchio proprio. Finalmente! Santo cielo! Megera! Attacco e attacco. Curati pure, bravo. Allunghiamo sto combattimento per niente. Ecco qua. 1, 2, 3. Via. Sì, sì, bravo. Attacca quanto vuoi. 600 punti, saliamo di livello e va a cagare, Brix. E con questo risolve la questione. Scommetto che tutti quelli che Brix ha causato problemi saranno contenti. Ora tutti a Inter dormiranno meglio. Tutti temevano Brix il pirata. Abbiamo perso. Oh, anche i pirati hanno onore. Mi arrendo, non farò scenate solo perché ho perso. Forza, consegnateci a Mandra o a Lafra, o a chi vi pare. Allora, per prima cosa direte a Madrani che l'uomo chiamato Pierce è innocente. Va bene, quindi quello che devo dire è che Pierce non è uno dei miei uomini. Esatto. Bravo, direi a Madrani che possono liberarsi del prigioniero. Brix ci ha dato la sua parola, ora riportiamolo ai Madrani. Aspettate! Non riuscite a trovare nel cuore la forza di perdonare Brix e i suoi uomini? E tu chi sei? Mi chiamo Chauka, sono la moglie di Brix. Sei una pirata anche tu? No, Chauka non ha fatto niente, lasciatela in pace. So che Brix e i suoi uomini hanno causato molti problemi con i loro saccheggi. E so che i loro crimini non possono essere ignorati. Se lo ammetti, come puoi chiederci di perdonarlo? L'unica ragione per cui Brix è diventato un pirata è per salvare Ciampa. I Ciampa. Noi Ciampa siamo un popolo di navigatori. Le nostre vite dipendono dal mare. Ma in questi anni il mare è cambiato. Non possiamo più vivere come facevamo prima. Gli oceani si sono riscaldati e i pesci sono spariti dalle nostre acque. Il terreno di Ciampa è roccioso e arido. Non c'è nulla che vi cresce. Niente piante, non avete grano e niente carne. La vita a Ciampa deve essere dura. Non è dura, è insopportabile. Non c'è da mangiare, il villaggio muore. Hanno promesso di tornare con il cibo per tutto il villaggio, ma non hanno trovato. Ma non ne hanno trovato. Così siete diventati pirati. Noi non sappiamo dove si trovi Ciampa. Si trova nell'angolo sud-est di Angara. Sud-est di Angara, quindi è vicino a Xian e al Tempio di Lama. Ottima memoria, se procedessi a sud oltre le montagne ci arriveresti. Così lontano. Certo, credi che potremmo essere pirati di successo vicini a casa? Se avessero saccheggiato la città vicino a Ciampa sarebbe stato ovvio capire chi era stato. E a casa non mi perdonerebbero se lo sapessero, neppure mia nonna. E noi cosa dovremmo fare? Accettare a testa china i vostri saccheggi a Indra? Sono scioccato, scioccato! Perché? Sembra che siano davvero pirati, proprio come avevate detto. Signor Sindaco, mi dispiace sentire che non ci avete subito creduto. Probabilmente non avrebbe creduto neppure che siamo di Mandra se non fossimo qui. Devo credere a tutte le accuse mosse dagli stranieri? Questo è quello che pensi, Sindaco? Come posso credere che un'onda abbia portato Indra a collidere con un segno? O che un gruppo di uomini sia giunto a piedi da Mandra fino ad Allafra? Oh, mi pare che vi siete completamente dimenticato di noi. Forse non ricordi l'ultima volta in cui ci siamo incontrati. All'epoca ero solo un bambino, saranno passati 10 anni. 20 anni, sono passati 20 anni da quella volta. È passato davvero così tanto? Già, davvero tanto tempo. Non possiamo biasimarti per aver dimenticato la sua faccia. Ehi, non diciamo sciocchezze, non ho dimenticato il suo viso, è che è cambiato. Scusate la mia interruzione, ma... è giusto dire che sto parlando ai capi di Mandra e Allafra?
Giusto, io sono il sindaco di Mandra. E io sono... Oh, mi scusi. Vada pure, no, vai pure tu. Oh, faccia paura, vada, però t'ho detto di andare, cazzo. Va bene. Io sono il sindaco di Allafra. E io sono l'anziano di Mandra. Ed io sono amico intimo di Shin, la cui fidanzata è stata ferita dai Ciampa. Quindi il tizio che era nella prigione ha detto non era la tua fidanzata che era stata ferita. Io sono Graden il dotto. Lui è Felix, il capo del nostro gruppo. Io sono Jen, la sorella di Felix. Io mi chiamo Sara, vengo dalla città di Lalivero. Ciao, piacere. Quale ragione vi ha portati qui? Siamo qui per Briggs. Il sindaco di Mandra dice che... Parla pure. No, vai pure tu. Abbiamo seguito Briggs fino qui da Mandra. Naturalmente abbiamo buone ragioni per sospettare che sia un pirata. Vabbè. Ed io ero onestamente stupito di vedere accusato un uomo d'affari. Se sono davvero pirati, perché dovrebbero comprare una nave da noi? Perché i soldi usati per comprarla li hanno rubati da noi. Se la nave è stata comprata con l'oro di Mandra, allora appartiene a Mandra. Che ne pensate? Se possono prendersi la nave sarà tutto risolto? Ma noi non la volevamo una nave. E tu dove andresti? Non fuggirei e non mi nasconderei. In realtà adesso non mi sento in grado di fare niente. Allora non ti dispiacerà essere rinchiuso in prigione? Per favore, no! Briggs! Non temere, Ciaocia, tornerò. Abbi cura di Eolo. Eolo, tra l'altro, non è... È un nome familiare, mi sembra un personaggio di... dell'Alba Oscura. I vostri strani poteri mi hanno colto di sorpresa, ma anche senza ci avreste battuto. Con quelle cazzo di gocce di olio mi hai reso la vita difficile. Prenderemo la nave, dunque. Prendete la nostra nave, siete peggiori di noi. Non ci pagate nemmeno per la nave. Ehi, zitti, cretini, esatto. Fate ciò che dovete, ma ho una richiesta. Dovete far rimanere Ciaocia ed Eolo sulla nave finché non sarà ripartita. Briggs, ad Allafra non hai provocato problemi. Almeno tenetelo rinchiuso finché non finiranno le riparazioni. Vabbè. Forza, seguiteci. E il nostro prigioniero Pierce è uno dei tuoi? Non conosco nessun Pierce, avete commesso un errore enorme. Oh cazzo. Vedete? Proprio come dicevo, Pierce è innocente. Oh cazzo, mi dispiace. Devi tornare a Mandra e liberarlo immediatamente. Io? Da solo? Solo due di noi rimarranno qui. Tu puoi tornare a Mandra con gli altri. Va bene, capo. Agli ordini, riparteremo immediatamente. Forza, seguiteci. Potete venire con noi, per favore? Certo, come no. E così dovrebbe esserci conclusa la vicenda. Torniamo alla mia magione per una tazza di tè. Certo, come no. Ah, dicevi di chiamarti Cronen? Ah, sì, sono io. Grazie per averci aiutato con Briggs. Io non ho fatto niente. Se avete il tempo, passate a trovarmi prima di andarvene. Niente di speciale, solo per ringraziarvi per ciò che avete fatto. Certo, andiamo. Il tè mi piace. Perché ho la sensazione che il sindaco di Allafra preferisce parlare con mio padre? Perché è così. Grazie molto a tutti. Grazie ai vostri sforzi, Pierce sarà liberato. E vai! Che stai cercando? Ed ora, questa bella nave appartiene a Mandra. Niente di tutto ciò sarebbe successo se non fosse stato per voi. Grazie. Sfortunatamente qui non ho alcuna ricompensa da offrirvi. Niente di grave, non abbiamo bisogno di ricompense, vero Felix? Va bene, sì. No. La tua onestà mi onora, Felix. Come possiamo fare? Ci sono, venite a Mandra quando avremo riparato la nave e saremo tornati a casa. Stiamo ancora cercando di riprenderci degli effetti dell'onda, però. Vogliamo donarvi una piccola ricompensa. Andiamo? Certo, come no.
Capisco, quindi... niente, non importa. Posso rimanere sulla nave, giusto? Almeno fino a che non sarà riparata. Mi troverete qui se avete bisogno, con Eolo. Vabbè, signora. La vita del pirata è così. Ci dispiace per Chaucha. Cosa possiamo farci? Dopotutto è lei che ha sposato un pirata. Beh, non proprio. Cosa faremo ora? Suggerirei di cercare Pierce. Potrebbe rivelarsi un tipo interessante. È vero, sembra un adepto dell'acqua. Potrebbe essere in grado di parlarci di quelle terre. Di queste terre. Credete che dovremmo aiutarli a riparare la nave? Se li aiutiamo con la nave, forse ci daranno un passaggio fino a Mandra. Buona idea. Beh, oddio, basterebbe anche solo tornare a piedi, Però, già che ci siamo. Che ne dici, Felix? Ottimo, andiamo a vedere come possiamo fare per aiutare a rimettere a posto la nave. Va bene, andiamo. Allora, prima di tutto fammi vedere qui se c'è qualcosa. Ad esempio, qui che cosa c'è? Via questo. C'è un'entrata o un'uscita, chi lo sa. Qui c'è del pane. Se uso martello, dite che funziona? No, direi proprio di no. No, mi serve una psicoenergia appropriata. Io intanto, prima di riparare sta nave, vado a riposare. Che Brix non sarà stato uno scontro difficile. Mi ha reso la vita difficile per via di quel cacchio di goccia di olio. Tu, bimbo, perché piangi? Sono così affamato che non riesco a muovermi. Se ti do una noce? Non va bene la noce. La noce dura non te la do manco per il cacchio. Mi sa che il bimbo vuole il pezzo di pane che era lì sulla nave che non riuscivo a tirare giù. Forse mi darà qualcosa in cambio se gli do da mangiare. Dunque. Come possiamo fare per questa nave? Hai intenzione di aiutare a riparare l'albero, vero? Neanche Brix e i suoi pirati hanno potuto ripararlo. Cosa possiamo fare noi? Hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo provare. Vero, Felix? Certo, come no. Meglio iniziare allora, giusto? Dunque, tipo questa roccia. Ah, è una roccia del tutto questa. Ok, calmi un attimo. Facciamo così. Mettiamo spostamento. E lo buttiamo in acqua. Mi piacciono un sacco i rumori che fanno. Sto sasso, come lo... Così? Sì, mi sa che... Piano piano, zitto zitto, cacchio. Lo riusciamo a buttare in acqua, dai. Forse c'era un metodo più facile, non lo so, però... Fatto sta... Che abbiamo risolto. Buttiamo anche questo in acqua. Perfetto. Che tra l'altro si sta creando un mezzo ponticello lì. Allora, con la corda torniamo da questo lato, perfetto, e andiamo di qua. Con quest'altra corda la leghiamo qua in fondo e ci facciamo il giro per lungo. Dove scendo? Di qua. Era un pochino nascosto quell'edera, Qui usiamo martello. Ecco qua. Tataclunch. E ora... possiamo passare, perfetto. Allora, dovremmo esserci. Questo lo andiamo a buttare in mare. Dobbiamo fare il giro, giustamente. Tac. Eccoci qua. Dobbiamo dare una mano a riparare la nave. Ho fatto tutto il lavoro io. Non mi ha dato una mano nessuno a me. Ora, spostiamo questo in acqua. E probabilmente... Allora, non so se possiamo romperlo con martello. Sì, possiamo. Sai che mi sa di no? Non so cosa possiamo fare con questa roccia, esatto. Abbiamo già fatto tutto ciò che potevamo, andiamo. Esatto, non mi serve martello, ma mi servirà un'altra psicoenergia che, guarda caso, al momento non abbiamo. Vabbè, dovremo tornare quindi. Hai terminato qui, Felix? Aspetta, abbiamo fatto tutto questo e ora dici che dovremmo andarcene. Non so cos'altro potremmo servire qui, Sara. Quindi forse dovremmo iniziare a cercare un'altra nave. Cosa? Non che pensassi di farmi prestare la nave da Mandra. Anche se avevo in mente di chiedere se la potevano usare una volta tornati a Mandra. Ma non mi sembra che questa nave potrà salpare presto. Credo che sia meglio che ce ne dimentichiamo e riprendiamo il cammino, Felix.
D'accordo. Quindi, probabilmente ci serve un'altra psicoenergia sia per il pane sia per questa cosa qui. Andiamo dal sindaco e vediamo che cosa ci offre. Magari ci offre proprio la psicoenergia che ci serve. È già stato pagato per riparare la nave, ma dice che il patto valeva solo per Briggs. Probabilmente vuole che paghiamo di nuovo le riparazioni. Che cane. Maledetto quel sindaco. Credevo che avrebbe riparato l'albero in poco tempo. Inizio a credere che il sindaco di Alafra non abbia alcuna intenzione di riparare la nave. Sono stato uno sciocco a pensare che ci avrebbe aiutati. Ci penso io, ma mi serve la psicoenergia. Sindaco, buongiorno. Oh, Briggs mi ha raccontato che ci sono città enormi in un continente che giace nel mare orientale. Mi ha detto che commerciano l'una con l'altra, queste città crescono e prosperano. Ho deciso, se Alafra vuole prosperare, anche noi dobbiamo commerciare, per crescere. Costruirò un'intera flotta e farò un mucchio di soldi. Eppure potrebbe esserci altri pirati o chissà cosa che ancora infestano il mare. Felix, Briggs dice che tu e i tuoi amici avete combattuto con valore. Se potessi contare su di voi, non dovrei avere alcuna paura di nessun pirata. Se ci aiutaste, la nostra città potrebbe commerciare e prosperare. Che ne dite, affare fatto? No. Peccato che non vediate il potenziale per un accordo. Spero che ci ripensiate, potremo fare molti soldi. Sicuramente il sindaco ha delle ragioni per aver fermato le riparazioni della nave. Il sindaco crede che Manda dovrebbe riprendersi ciò che gli è stato rubato, niente di più. Ma ora sembra che i mandriani ci stiano guadagnando molto di più. Già, il sindaco pensa che sia ingiusto che Mandra goda delle sofferenze di Alafra. Ecco perché sta usando i soldi dei pirati per riparare Alafra e non la nave. Ah, wow. Un genio, insomma. Se a Mandra vogliono la nave riparata, che ci paghino per ripararla. Eh beh, siete furbi voi, eh? Questa è proprio un'idea fantastica e siccome l'ho avuta io, naturalmente sono io che ho dovuto guadagnarci. Eh beh, certo. Stronzo. Vediamo. Mi sa proprio che la nostra prossima destinazione sarà questa roccia qua.